Salve a tutti, oggi vediamo il modello wireless del Madcatz, il Air Pro, no, Rat Air, scusatemi. Sono sempre stato incuriosito, questa marca l'avevo provata anni fa, sinceramente mi aveva dato un'impressione molto bassa, sia di qualità come qualità che come impugnatura e come maneggevolezza di mouse, le trovate sempre molto scomodi nonostante fossero personalizzabili. Però, insomma, dopo tanto tempo ho voluto riprovare un altro della serie. Ormai tanto ho lasciato completamente i cablati, che secondo me non hanno più quasi senso di esistere per gaming. Per cui adesso ho visto anche questo modello wireless, è trovato a un prezzo, a un'asta, insomma, leggermente usato, ma avevo i pedini erano ancora intonsi, non c'è un graffio, per cui direi che è stato usato veramente poco o niente. Per cui ho voluto provarlo. E questo è uno di quei mouse che non ha batterie, ovvero sia la ricarica viene fatta wireless tramite la sua base col suo pad, che da una parte è molto comoda, da un'altra è veramente una delle peggiori cose che si possono avere. Mouse è ottico, c'è scritto hybrid, poi dopo nella recensione scritta darò ancora più maggiori dettagli. Per cui oggi, insomma, sul video vedremo solo di dare una panoramica solita dell'impugnatura, insomma, delle varie personalizzazioni, quello che si può fare poi nel dettaglio nello scritto nell'articolo. Il mouse si presenta, ha una forma abbastanza larga, come possiamo vedere. Io ho una mano abbastanza grande, 10 cm per 19, grande di larghezza intendo, confrontata alla lunghezza, ma in mano risulta molto ingombrante, diciamo. Ora si può anche togliere la paratia laterale, però poi dopo non so poi dopo come risulti effettivamente in mano, però volendo si può anche togliere. Dicevo, il mouse è abbastanza grande, là è abbastanza largo. Tutte queste insenature, tutto questo profilo a me dà abbastanza fastidio, nel senso che preferisco i mouse che abbiano una linearità. Qui, insomma, ci sono molti fori aggiunte, insomma, non me lo rendono così. Non lo so, non è un bellissimo feeling in mano. Comunque va bene, questa è una cosa molto personale, per cui quello rimane solo una mia personalissima impressione. Però ecco, quello che c'è di buono è che così, per esempio, un mouse da poter usare i finger. Poi ci sono vari. Lo possiamo allungare e accorciare a piacimento a seconda della propria impugnatura. Questa, insomma, è una personalizzazione molto molto carina. Devo dire che non è un mouse leggerissimo. Ecco, forse appena lunghezza, ecco, si fa più a mio mi è più conforme. Anche se questa parte qui è un pochino più rialzata, per cui dà una sensazione strana in mano, non è, fosse stato più basso, forse l'avrei preferito, però ecco, va bene, si parla sempre di un discorso personale. Questo lo trovo, si vede, si nota anche visivamente che è più alto, e boh, non appoggia quest'altra parte della mano, insomma, non ha un grandissimo feeling con questa mano. Qualità abbastanza pesotto, eh? Qualitativamente non lo so, l'ho usato poco, per cui questo andrebbe visto nel tempo. L'impressione che dà a vederlo è di solidità. Poi preso in mano,
qualcosina da, secondo me, da non troppo qualitativamente alto lo ha, però andrebbe visto a lungo andare, ecco. Io sinceramente l'ho provato per pochissimo tempo, più per una curiosità che altro, e potrebbe anche durare, però con l'impressione che non sia così solido. Sentiamo un attimino il click, qui ogni tanto sento che è un pochino strano, perché sembra, a volte si indurisce un po', però ecco, non dà problemi, insomma. È abbastanza leggero, il click è buono, rotellina ciottola un pochino al doppio click. Anche sulle laterali, click, insomma, un po' molle, via. Non è che sia una delle mie favorite, però ecco, il fatto di avere anche lo spostamento in click laterale, insomma, lo rende, sia premendo che lateralmente, è una personalizzazione in più che può far comodo a molti, così come avere lo scroll, volendo, tanto è tutto completamente personalizzabile i tasti, e questo ve lo fate come ve lo regolerete come più vi aggrada. Scroll volendo anche sul laterale, o insomma tutto quello che ci volete, qualsiasi modo lo vogliate impostare. Allora, poi questo è per i DPI, volendo, insomma, comunque, ripeto, è tutto personalizzabile. Ha il tasto sniper e ha un tasto aggiuntivo qui laterale accanto al dito, che vabbè, io non li uso, però ecco, devo dire che la posizione non è così sbagliatissima, anche se poi è abbastanza duro, per cui è difficile anche poterlo premere per sbaglio, anche se può succedere. Ripeto, tutti i tasti sono completamente programmabili, per cui insomma, in giochi come MMO può avere la sua ragione di esistere. Poi ci sono tanti amanti di questa marca. Io sinceramente, ecco, da amante lo acquisterei anche solo per averlo, da tenere come collezione. Per cui diciamo, a livello proprio del mouse, qualità e tutto, diciamo che non mi sembra eccelso, però nemmeno così malvagio. Secondo me i problemi però poi sono altri, ovvero sia della base. La base purtroppo è molto piccola. Per cui diciamo che se uno ha una sensibilità altissima in game, ovvero sia si accontenta di fare determinati piccoli movimenti e fare un 360-360 gradi con pochissimo spazio, potrebbe essere una soluzione valida. Se no, se in caso di low sense, questo è ciò che si è destinati, perlomeno nel mio caso, si è destinati ad avere come risultato. E purtroppo la cosa che ho, che vabbè, questo ci può anche stare, uno ha una scelta sul mousepad, così sono Hisense e lo acquisto con questa destinazione di uso. Quello che però mi ha lasciato un pochino con la bocca storta è che se noi vogliamo, e ci sono praticamente due tappetini, uno in tessuto e uno, diciamo, in superficie più rigida, anche se non è flat sempre, non è totalmente rigida. Quello che mi ha lasciato un pochino perplesso è che se io volessi per caso spostare un pochino indietro la base e utilizzare un pad diverso, mi perde il tracking del sensore, ovvero sia il mouse si stoppa appena uscito dalla distanza della base, da questa distanza qui, ovvero sia se si arriva qua già il mouse non prende più, ed è un dispiacere, perché così obbliga a
obbliga a utilizzare per forza questa sede. Tappetino in tessuto lo preferisco e perché mi risulta molto più lineare, molto più controllo, un pochino troppo ruvido questa parte in diciamo rigida, fra virgolette. Una cosa va bene di questo che mi è arrivato a me, probabilmente hanno tolto, qui è stato tolto, c'era per tenerlo, per bloccare il pad, ovvero sia se lo metto sulla parte rigida mi scivola via, però ecco, vale, questo, basta mettere 4 pezzettini di biadesivo, insomma così, e si risolve la questione tranquillamente. Ora non sono stato a farlo, però insomma non è certo un problema, non so, cioè, normalmente credo da nuovo non... su quella appena venduta non sia così, però vabbè, questo è un problema mio personale. E dicevo, siamo costretti a utilizzare questa base, se no si va sul cablato, sul cavo. Cavo che per i tempi odierni dire duro è un eufemismo, perché è veramente, veramente veramente troppo rigido, come cioè non esiste poterlo utilizzare per giocare senza che si sia disturbati, ma anche con un mouse bungee, con un tendifilo così, è veramente troppo, troppo. E soprattutto io ho provato anche altri cavi. Si tendono a non entrare, insomma, va trovato uno corretto e magari non sempre si ha. Peccato perché insomma si è obbligati a usare queste due loro tappetine, questo, se no magari col cavo si andava, o se no si spostava leggermente la base da un'altra parte e si giocava ugualmente wireless. Per questo dico che non è assolutamente il mouse che fa per me. Per questo motivo qui della base più che altro, però ecco, ho detto, ci sono alcune persone che preferiscono giocare Hisense e questo può essere una scelta, soprattutto se amanti, può essere una scelta apprezzabile. Quindi, concludendo, è stato carino provarlo, è stato carino vederlo, ha un bel software, come vedremo poi nell'articolo con gli screenshot, completamente personalizzabile, forma un pochino troppo larga per i miei gusti, però è sempre quello personale, qualità forse non proprio il top, chiaramente essendo tutto modulare ballonzola un po', però ecco, anche se si sposta bisogna fare un pochino di forza, non si sente in mano, alla fin fine così che sia delicato. Non è il mouse che fa per me. Quindi personalmente è stata una curiosità, però ecco un mouse che rivenderò prima di subito. Aspetto altre due chicche di queste particolari che mi stanno arrivando, che sono molto curioso. Niente, se siete amanti del Mad Cats come marca, se vi piace, siete Hisense e volete un mouse wireless, completamente personalizzabile, modulabile e quant'altro, avete una bella mano, può essere tranquillamente una scelta che fa per voi, oppure se lo volete collezionare. Per quanto mi riguarda, non è il mouse che fa per me. Non dico sia un cattivo mouse, semplicemente non è uno di quelli che io userò mai. Bene, vi ringrazio. Queste sono le mie impressioni. Per tutti i dettagli, per tutte le specifiche tecniche, le trovate nell'articolo linkato in descrizione. Vi ringrazio per avermi seguito e alla prossima con questi due nuovi che arrivano. E soprattutto, poi quando mi arrivano anche questi, farò un bel video sui mousepad. È tantissimo che l'ho in mente, tantissimo che l'ho detto che lo faccio. Però ancora non l'ho fatto, ma ora è giunto il momento di occupare il mio tempo dedicandolo ai mousepad. Grazie e ciao!